Ciao amici e bentornati su questo gioco di merda. Come potete vedere dalla squadra, appena riuscirò a cliccare sul tasto Enter, ok, si è potenziata. Ormai Geodude è vicino all'ultra istinto completo. Eevee è Eevee e poi niente, c'è questo Starling. Particolarità di questo Starling è che si evolve al livello giusto, al 14, mi aspettavo al 18 visto che è messo al posto di Pidgey, ma al 13 voleva imparare Mimica. Adesso né Pidgey né Starly imparano Mimica. Perché? Io penso pensasse a Speculmossa, però siccome non se la ricordava, ho pensato mettiamogli Mimica. Vabbè. Guarda Geodude. No! Yes! Yes! Ce l'ha fatta, attenzione. Mi pigli per il culo. No. Vabbè, non penso l'abbia cambiato lui questo. Beh, complimenti per essere la tua prima lotta in palestra, te la sei cavata benissimo. Ho ancora molto da imparare. Secondo le regole... Non adesso. Oh no, hai lo stesso sguardo di quel ragazzo di 3 anni fa. Dovrò eliminarti ora e subito. Pardon? Ma che cosa? Perché ce l'aveva con me? Non ho capito niente di quello che stava dicendo. Ho visto entrare delle strane persone in questa grotta. Lo so perché mi è passato tempo a vedere chi entra e chi esce da qui. Hai visto queste due rocce vicino al cartello? Sì. Servono. Uno, non hanno senso. Due, uscirà un evento. Esatto. Com'è difficile capire come andrà a finire. Cazzo, sembra Sole e Luna. Secondo me si sono ispirati a Bisharp per fare le cose. Cioè, quindi è il giocatore che guida la persona che fa da guida? Fammi capire. Beh, proprio così. Ora invece non sono tornati come prima. Che cos'è questo? Ah no, no, scherzone. Questa è invece la palestra. Si so cosa sia. Cioè, sì. Sarai tu il primo sfidante. Il giro è finito, ci vediamo. Ciao. Spero di non vederti mai più. Una palestra, ne ho sentito parlare. Il capo palestra pare sia giovanissimo e pare che usi poco un psico. Ok. Ora okay. Vedi che hanno tutti alla Kazam. No. Cosa, quale compriamo? Io direi pietra tuono. Ma sì, dai. Ne vuoi uno? Beh. Bene. Adesso mi digievolvo. In su, Pavo. Ah no. Jolteon per il momento. Tieni davanti. Non dirmi che... Lido. Due cose. Uno, servivano queste cose? Aspetta, Lino qui, siccome usava Ra... Oh, ok. Sì. Wow, che ansia, è il mio primo sfidante. No, ora sono un capo palestra. Devo mostrare un porco di sicurezza. Piacere di conoscerti, sfidante. Sono Lino, il capo palestra di Mentania. Sono giovane, ma non sottovalutarmi. Le mie tecniche psichiche ti sorprenderanno. Sei pronto? No. Devo anche essere io. Sincero, non lo so. Is this loss? No. Yeah. Ah, è vero che qua gli elettro potevano essere paralizzati dalle mosse elettro. Abra. Ok, mandiamo giù l'ultra istinto allora. Abramo Lincoln, X della D. Kirlia. Protezione. Ma non lo so, mette... Dice, ah cavolo, protezione è una mossa che dà fastidio, quindi la mettiamo, no? Capito? Basta! Oh, sì, cambio. Gardevoir al 15. Mi pigli per il culo. Con psichico. Mi pigli per il culo. Vabbè. Per l'amor di Dio. Ma se prendi porco. No, non ho ancora. Ho come l'impressione di dover fare qualcos'altro qui. Torniamo a allenarci nella caverna. Oh! Questo lo voglio. Questo è questo. 5. Vabbè, catturalo lo stesso. Magari qualche save state lo puoi fare, eh. Come lo chiamiamo l'arbiter? Lal. Lui mette Pokémon a caso. Sì. Ehi, guarda, questo qui mi piace. Mettiamolo. Mettiamo Combi in una caverna. In una grotta.
tanto cosa vuoi che sia. Se vuoi metterci, non so, di alga in un lago la prossima volta. Beh, perché no, tanto io ci riprovo, ma no. Esatto, no. Cioè, però non ti fa neanche andare avanti, non so, per tipo allenarti. No, devi battere Gardevoir. Uno, due, tre, cioè, quasi. Proprio l'ignoranza. Abbiamo trovato il modo in cui battere Gardevoir. Perché se dovesse resistere a uno psichico. A un psichico. Dai. Dai. Please. Sì! Don't do it! Mi sa che il gioco lo andremo avanti. Faremo così che col gioco. Mettiamo davanti il gioco quando c'è un Pokémon forte. Autodistruzione barra esplosione. Rivitalizzante. Poi torna dentro per gli altri. Porca troppo. È una palestra psico, ma mi dà onda shock. Perché non avevo voglia di capire. Va bene, mamma. Già. Non mi devo fare domande quando giochiamo a queste cose. Già. Ma cosa? Che altro devo fare qui? Parla con la ghienta. No, aspetta, vuoi vedere che... No. No. Devo riparlare con Lino? No. E cosa devo fare? Cosa? Tu? E quindi immagino di dover andare. Ok, devo insegnare spaccaroccia a Geodude adesso. Yeah. Perché non posso ancora avere. Perché non c'è una. No. Ok, buona, sono qui. Hey, ma cosa sta succedendo qui? Cosa stanno cercando di fare quelle persone a quel povero Pikachu? Io non lo vedo quel povero Pikachu. Neanche ragazzo io. Mio. Ah. Ah, adesso si sono alleati. Reclutati i. Stiamo cercando solamente di catturare questo Pokémon. Non mi piace il modo in cui lo fate. Senti ragazzino, non immischiarti nei nostri affari. Questo qui mi sembra un discorso da Zeb. O ma dai. Lo sentirai. Ormai c'è Geodude il nostro Pokémon. Ciao. Buono a nulla. Questa alleanza non avrà vita lunga se voi del Team Magma continuate a essere così inutili. Prova a ripetere lo segno del coraggio. Comunque è meglio ritirarsi per ora. No. Pikachu, allora come va? Tutto bene? No. Adesso si unisce alla squadra. No, picchialo, non c'ho voglia. Esatto. Ciao. Credo sia normale che mi abbia attaccato. In fin dei conti era spaventato per l'accaduto. Ora è tutto finito. E infatti è morto. Esatto. Ormai wa. Moshindero. Nani. Io proprio. Allora, facciamo qualche ragionamento. Lì c'è una roccia, no? Mm-hmm. C'è una roccia e 9 su 10 si attiverà un evento. Ok, va. E compare anche Vera. Aspetta. Ok. Guarda, Tac. Ma guarda, strano. E nevica. Che tristezza, dovrei dirlo io. Ciclamiprimi ti ricordavo molto più allegra e vitale. Alp, non ti avevo notato. Allora, come procede il viaggio? Benissimo, ho già 2 medaglie. Avrei dovuto ottenerla qua un'altra, ma sappiamo tutti cosa è successo. Già, povero Walter, ancora non è stato trovato Snakewood? Ma non pensiamo alle cose negative. Che dici di una lotta per allenarci un po'? Io le cose negative le penso quando sbagli queste cose. Poi con l'accento, mio Dio. Ah, boh, dai, ce n'è uno, facciamo in fretta allora. Scusa, non ho capito. Puoi rispiegarlo meglio? Credo di essermi perso un passaggio. Sì. Certo. Ok. Chiedo. Uh-huh.
meno male che ne aveva solo uno. Fanculo. Devo fare una cosa molto brutta. Dai, sentiamo. Lo sto già facendo. Ok, ora attacco meno 3. Aia. Adesso Ruccito. Ma dai. Ma pure quello. Io mi sparo. Sta zitta. Ho messo davanti l'al. Sono un cretino. Sì, lo so. No! Cazzo! Dai. Ok. Cambio l'al. Che resiste. Però il baronetto. Ora dovremmo aver vinto. Abbiamo vinto. Ok. Ce l'abbiamo. Vedi, funziona sempre. Bene, ragazzi, abbiamo trovato la tattica per andare fino all'endgame. Autodistruzione. Questa mossa ci accompagnerà per parecchio tempo. Quindi, Geodude e Goku Ultra Istinto, ma arabo. Bene. Tra l'altro mi ricordo di quell'immagine. No, aspetta, non è Goku Ultra Istinto, ma arabo. È effettivamente Goku Ultra Istinto completo, perché dopo aver fatto l'Ultra Istinto Esplode e perde i poteri. Quindi Geodude, secondo la lore ufficiale del canale, è confermato essere Goku Ultra Istinto completo. Perfetto. Signori, ci vediamo la prossima volta. Non so cosa faremo, dove andremo, perché il gioco è una merda, ma ci divertiremo molto perdendo tre volte. Guarda, io lo so dove andremo a finire. Sempre a morire in basso. Quello è ovvio, credo. Ciao amici!